essere live un'altra Sì. volta. E Andiamo, intanto, andiamo. vabbè, iniziamo con le Sì. presentazioni. Io sono Federico e vabbè, scrivo e faccio cose su ConsoleTribe ormai da una decina d'anni, penso. E anche, no, anche di più, probabilmente. Sei più vecchio di me, Sono più vecchio, sì, dal punto di vista editoriale sono più vecchio di te, dal sì. Sì, punto di solo vista per quello, anagrafico penso purtroppo. che parlino le immagini a questo punto. Vabbè, ragazzi, l'età è quella che è, ma la passione è sempre giovane e forte. E approfittiamo di questa occasione, cioè del fatto che siamo andati online in maniera proprio offline, in Mamma maniera mia. proprio becera, perché È un vabbè, complotto contro di noi, è un eh? complotto contro di noi scatenato Qui probabilmente dai c'è nostri qualche sito di incompetenti. cui non faremo il nome che ci sta mettendo i bastoni tra le ruote. Hanno paura. Siamo No. scomodi, ragazzi. Siamo scomodi e quindi ci stanno tarpando le ali letteralmente. E quindi Ma noi vabbè, non ci arrendiamo. per chi non fosse informato, il provider OVH, The Ash, come si dice in francese, una roba del Appunto. genere, e praticamente gli è andato a fuoco il server e dentro c'erano i nostri dati probabilmente. Abbiamo un backup al momento su Amazon che è stato fatto separatamente, quindi sappiamo che abbiamo delle cose, non sappiamo quando le riusciremo a riportare online perché comunque il sito non è proprio facilissimo da gestire. Vi ricordiamo che siamo tutti amatori, come si dice in gergo, quindi in generale stiamo prendendo fette del nostro tempo e della nostra voglia di lavorare, diciamo, per cercare di ripristinare tutto il prima possibile. Con me ci sono i miei due fedeli compagni che si presenteranno da soli. Io intanto smanetto sullo streaming perché è la prima volta che lo facciamo nella nostra vita, quindi vi faccio immaginare che già, è già tanto che ci vedete, mettiamola così. Vai tu? Sì, va. Io sono Simone Delf, come si legge sempre nel nick. Sono editorialmente più giovane di Federico, ma sono più vecchio, quindi basta. Tanto, insomma, se seguite il Tribe, qualcosa di sicuro di scritto da me l'avete letto. Lui è l'uomo che ha dato 65 a Cuphead, ragazzi. E glielo ridarei anche a occhi chiusi. Gatto, mi stai Come si chiama fastidiando. il gatto? Facci sapere Sì, vive i Anche. gatti. Lei è Trilli, è una nuova new, è una new entry di ConsoleTribe. Io invece sono Luca. Ragazzi, sul forum sono Lucas93. Mi occupo principalmente di tutta la parte riguardante le news. Quindi da parte mia non leggerete mai di rumor provenienti da 4chan, ogni riferimento ad altri siti è puramente casuale. E sono il faggot di Assassin's Creed, tra l'altro, sono quello che ha dato 90 a tutti gli ultimi Assassin's Creed. Quindi, e sono anche l'Ubisoft fag, ricordiamocelo, sono quello che difende Ubisoft a spada tratta sempre. E allora, Bethesda, vogliamo Bethesda. parlarne? O Oh, devi ancora parliamo. finire, Fede? No, sì. Io non sono aggiornatissimo, ve lo dico. Vi aiuterò Quindi, con. non sei del Ok, allora. mestiere Non praticamente. sono del mestiere, sì, esatto, come direbbe Male. qualcuno. È preso dalla strada. Esatto. Passava di lì. Vabbè, allora dai, faccio un'apertura, allora. Tra l'altro, la cosa bella è che fino ad ora non è successo niente, come il Tribe è andato offline e completato Si è l'acquisizione di scatenato Bethesda. Sì, ecco, domani l'inferno. il 17 fanno vedere Dying Light 2, quindi non è successo niente fino ad ora, come siamo Infatti non è il crollati. caso, dai. Probabilmente quindi preparatevi all'annuncio di Agent, a Cyberpunk che esce la versione PS6, non la versione PS5. Secondo me c'è Che anche PS altro? Vita 2 a questo punto. Anche e niente, dai, allora comunque vabbè, la notizia la sapete già perché è di diversi mesi fa, era fine anno? Era settembre, ottobre? No, L'acquisizione stai forse un po' dicendo? meno Sì, dopo. l'annuncio era dopo E l'estate fu comunque. subito dopo l'annuncio di Final Fantasy XVI. Dopo Allora era pochi agosto. giorni Era agosto quando hanno annunciato pure annunciarono. Xbox praticamente, poco prima del lancio delle nuove console comunque.
Guarda, io c'ho tipo un calendario a casa dove c'è pre Final Fantasy XVI e post Final Fantasy XVI, tipo il mio Gesù Cristo. Non riesco a calcolare le cose altrimenti. Quindi siamo all'anno zero, dai. Esatto. Sì. Comunque, hanno Microsoft, vabbè, ha acquisito Bethesda per la cifra di, vi ricordate quanti sono? Io non, senza il sito di riferimento. 7 miliardi e mezzo. 7 miliardi e mezzo, mi sembra. E l'acquisizione, sì, dai, comunque siamo, qualche miliardo l'ha speso Microsoft negli ultimi anni. Sì, dai, c'è una paghezza. Esatto. Andare a fare shopping, come si suol dire. E ha acquistato quindi Bethesda, e l'acquisizione dopo diversi mesi, perché ovviamente c'è tutta una parte burocratica, l'acquisizione va come dire, confermata dai vari enti governativi, l'antitrust e così via, un po' come in ambito cinematografico quello che è successo a Disney quando ha acquisito 20th Century Fox, tutto. Esattamente, tutta la Fox, perché anche lì c'è dovuto passare l'antitrust per assicurarsi che Disney non avesse proprio il dominio totale del cinema, cosa che comunque ha. Vabbè. Sì, va bene, parliamo anche di questo. Vabbè, ricordiamoci che all'epoca il capo della Fox era amico di Trump, quindi qualcosa pure sarà successo, sì, diciamo. Ora, mia, non scendiamo in politica, su, stiamo parlando di videogiochi. E quindi vabbè, finalmente sia la Commissione americana che quella europea hanno dato il via libera, e quindi Bethesda, anzi tutto il gruppo di ZeniMax, quindi ZeniMax Online, che è la compagnia responsabile di The Elder Scrolls Online, e Bethesda, quindi anche ID Software, Arkane e tutti i vari team interni di Bethesda adesso fanno parte degli Xbox Game Studios, insieme a tutta un'altra serie di team acquisiti negli ultimi due anni più o meno, da Playground, sì. Obsidian, Inside Entertainment e così via. Insomma, Microsoft, grazie anche a Phil Spencer, che è diventato, dopo il fallimento di Matrix, capo della divisione Xbox, ha iniziato a incrinare la marcia, e questo è sicuramente il primo, anzi forse primo grande avvio di questa generazione di console, perché adesso le cose iniziano a farsi molto interessanti con Sony, che forse ritorna a inseguire Microsoft, non tanto da un punto di vista di vendite, ma di software, perché tra qualche anno, quando Microsoft comincerà a far sfornare i giochi dai nuovi studi, forse andrà osservata molto attentamente tutta la parte riguardante Xbox, soprattutto il Game Pass. E vabbè, ieri poi c'è stata una tavola rotonda in cui c'era Phil Spencer, c'era, come si chiama, il Howard, il capo di Bethesda Game Studios? Todd Howard. Howard, esatto. Sì, lui, e insomma, hanno un pochino fatto alcune precisazioni sull'acquisizione, e la cosa forse più interessante sono le dichiarazioni di Phil Spencer, che ha chiarito un pochino tutto ciò riguardante il discorso esclusive. I giochi Bethesda saranno esclusivi o no? E qui probabilmente i fan di Sony, di PlayStation, adesso si strapperanno i capelli. Però io non credo che Microsoft compri Bethesda per far lanciare i giochi di Bethesda su altre piattaforme. Sarebbero un po' troppo buoni, ecco. È vero, c'è il precedente di Minecraft, ma lì si parla di una cosa particolare. Ecco, si tratta comunque di giochi che erano già presenti in altre piattaforme, di fatto, che avevano già degli... Minecraft sì, però Minecraft Dungeons, ad esempio, no. Questo sì. Ma chi lo voleva Minecraft Dungeon? Scusami. Sì, vabbè, io l'ho recensito, sì che ne so qualcosa. C'era gente che si stava spellando le mani, comunque, mettiamola così. Guarda, dico solo, ha preso lo stesso voto di Cuphead, sì che non aggiungo altro e basta. Tanto Fede, ti faccio notare che in live adesso compariamo io e Simone, non tu. Sì, sì, no, sto sistemando le... Perché non è del mestiere, ragazzi. Non è del mestiere, scusatemi. Per pudore si esclude. Esatto. E vabbè, poi andiamo a leggere la dichiarazione di Phil Spencer, poi insomma l'andiamo un pochino a interpretare, perché
ci sono alcune cose che sono molto chiare, altre che forse sono più interpretabili. Allora, Spencer ha detto, cercherò di essere il più chiaro possibile. Non vi dico che ogni gioco sarà esclusivo perché non sarà così. Ci sono obblighi contrattuali che dobbiamo rispettare, come facciamo sempre in questi casi. Ci sono giochi che esistono su altre piattaforme e continueremo a supportarli. Esistono community di giocatori che amiamo e continueremo a investire su queste community. Anche in futuro potrebbero esserci giochi con vincoli contrattuali o legami che andremo a supportare. Se sei cliente Xbox, ti offriamo fantastici giochi esclusivi sulle piattaforme in cui esiste il Game Pass. Questo è il nostro obiettivo. E per questo lo stiamo facendo. Questa è la natura della partnership che stiamo costruendo e la capacità creativa che saremo in grado di portare per gli utenti Xbox sarà la migliore di sempre quando avremo finito. Io direi di andare step by step e stare d'accordo. Sì. Quando parla di obblighi contrattuali mi sembra abbastanza chiaro, perché si riferisce e Ghostwire Tokyo, per forza. Esattamente, però non solo quello, ricordati anche Indiana Jones. Ah già, è vero, quello perché, lo rimuovo, ecco, perché ricordi quando si tratta di queste IP, diciamo tendenzialmente una Disney, ma innanzitutto il gioco, l'accordo fu firmato quando ancora non c'era di mezzo Microsoft, con Bethesda. Quindi probabilmente l'accordo preso con Disney era fammi il gioco multipiattaforma. Non credo che Disney sia d'accordo nel fare un gioco esclusivo. Anche loro devono fatturare a fine mese. Esatto. E poi ci sono giochi che esistono su altre piattaforme e continueremo a supportarli. Qui credo che si possa fare il riferimento sia a The Elder Scrolls Online, Fallout 76, che sono appunto giochi game as service, ma anche tutti i vari giochi che sono già usciti di Bethesda, no? Cioè, ovviamente non li vanno a togliere dallo store di Sony, voglio dire. Ecco, per quanto mi riguarda potrebbero anche eliminarli quelli. Non ne sentirei la mancanza, proprio. Ma ti era piaciuto tanto Fallout 76, dai. Sì, Fallout 76 penso sia uno dei giochi che è durato sull'Xbox meno di tutti, perché è finito di recensire e cancellato. Però adesso sai che sto vedendo che è giocatissimo. No, sicuramente, ma è proprio snaturare il concetto di Fallout per quanto mi riguarda. C'è anche gente che mangia la merda comunque, non è che dobbiamo proprio stare qui a fare pignoli sui gusti. La coppia con i cadaveri, quindi ci sono tanti gusti, però no, Fallout è che dobbiamo stare. No, male. Single player, deve rimanere single player. No, io di fatto non ho seguito l'evoluzione del, cioè di fatto è stato un game as service come molti altri prima di lui, ma nel senso ha più contenuti adesso per davvero o no, sicuramente ha più contenuti, però proprio secondo me è la base del gioco che è malata, perché comunque c'hai quelle zone che ti blocca se non hai un party super pompato, se non hai gli oggetti, non è quello il senso del gioco. Okay. Per quanto mi riguarda, e quindi per me può morire come tutti i game as a service. Prima o poi devo recuperare Fallout perché sono rimasto un po' indietro. Neanche il 4 ho giocato ancora. Prima o poi. Tu hai dato 75 a Fallout 4. Ricordiamo che il PR di Bethesda si è rifiutato di inserire in rassegna stampa la nostra recensione perché abbiamo dato troppo poco. Vabbè, questi aneddoti dietro le quinte. Vedi perché siamo scomodi e ci fanno bruciare i server. Sì. Siamo scomodi anche sulle nostre sedie in questo momento. Cioè, siamo proprio... Io sto sul divano, sto benissimo. Comunque, torniamo. Mettiamo anche un video, perché io nel frattempo ho capito come funziona Twitch, avete visto? Ah, okay. No, perché a me non mi sta caricando Twitch. Vabbè, ma no, se tu che c'hai il digital divide nella testa. Se magari sto in mezzo ai lupi in campagna, a Monteriggioni, c'è giusto Ezio che corre sulle mura. Cioè, ma che vi devo dire? No, c'è il cadavere di Ezio, anzi... No, ma perché è tenuto bene. L'hanno mummificato. Sì, ora si muove un po' di magia nera. No, qui veramente comunque, siamo... L'estetica da migliorare, però dai, come primo live può andare. Sì, dai. Mm-hmm.
E poi la parte più importante, no dai, che diamine, proviamoci almeno, anche perché il tribe è chiuso al momento, cioè è offline. Cioè, si fa qualcosa. Cioè, non abbiamo niente altro da fare. Facciamo qualcosa. Cioè, io da farvi vedere anche delle cuffie, se volete. Fai la recensione live dopo, ti concediamo lo spazio. Sì, infatti, vabbè, grazie. Però potevi farlo, potevi usarle adesso, eh? No, perché non c'ho il wireless adapter per usarlo su PC. Ok, perché io le funzionano sto usando. No, quelle che ci hanno mandato, le Razer, per PC ci vuole l'adattatore per il proprietario di Microsoft. Secondo me. E poi, comunque, andiamo alla parte importante che probabilmente farà strappare i capelli a diversi fan PlayStation. Anche in futuro potrebbero esserci giochi con vincoli contrattuali, ma quindi Microsoft Spencer, anzi, non l'ho escluso. Però, se sei un cliente Xbox, ti offriamo giochi esclusivi sulle piattaforme in cui esiste il Game Pass. Più chiaro di così, secondo me, si muore. Ma è normale. Spencer adesso vive per far abbonare la gente al Game Pass, cioè l'abbiamo capito, non è che... Sì, infatti quando raggiungeranno un tot di abbonamenti, secondo me l'ammazzano, tanto ormai non serve più a niente, tipo i cloni sanificati. No, però vabbè, nel senso loro adesso hanno sviluppato un servizio che è buono, nel senso io comunque tuttora lo uso... Funziona, ti fa scoprire un sacco di giochi comunque nuovi. Sì, ma sicuramente è un'iniziativa da apprezzare. Una buona idea, e alla fine quello che cercavano in molti, il Netflix del videogioco, di fatto, che si sono proposti. Ma per chi vuole spendere poco e vuol provare un po' di tutto, secondo me è l'ideale. Sì. No, ma poi soprattutto chi si compra Xbox adesso e non ha il Game Pass... Io non so quanto gli convenga risparmiarsi quei 10 euro al mese. No, infatti non ha senso. Le esclusive ce le hai tutte al day one gratis. No, ma poi tutti i giochi che arrivano all'inizio. Terze parti ci sono, quindi... Alla fine come partnership conviene. Terze parti mancano solo Ubisoft, Activision e forse per poco. Activision che è COD, basta. Appunto, no, però voglio dire... Se ci fai caso, mancano Destiny, scusa. Destiny ci sta. Guarda, io... Il 2 c'è nel pass, ragione. No, Destiny c'è tutto il 2. Cioè, anche l'ultima espansione è già inclusa nel Game Pass. C'è tutto si vede che è proprio abbandonato quello. C'è tutto Destiny. Perché cosa ho fatto io è proprio il pass, non ce la faccio, perché è come Netflix. C'è tante cose all'inizio e poi non le finisco, perché intanto non hai tempo. È come però quando c'è la curiosità di provarne una. Preciso, ho tutti i CD masterizzati di giochi, ne avrò finiti 3. Quindi con me non funziona, però è ovvio. Quando usi Netflix e passi più tempo a capire cosa vuoi vedere su Netflix piuttosto che a vedere qualcosa. Bravo. E allora andando a letto quando è finito. Esatto, questo sì è vero. Però comunque i publisher ormai ci sono. Da Bandai Namco... da Deep Silver, che comunque, anzi THQ Nordic, che c'ha una marea di roba ormai. Eh sì. Comunque un altro, ecco, adesso c'è anche Gearbox e vabbè, Borderlands rimane poi, più Siga, dietro. Comunque si sta aprendo tanto. Sì, ecco, Yakuza, se non fosse per il Game Pass probabilmente non sarebbe arrivato il Game Pass. Xbox. Anzi, se non fosse per il Game Pass non sarebbe mai arrivato. Sì, non sarebbe arrivato su Xbox. No, ma sicuramente, sì. Ma tra pochino anche Persona, Shin Megami Tensei sicuramente arrivano anche quelli. Leggevo, è uscito un sondaggio di Siga qualche giorno fa, dove appunto chiedevano che giochi e su quali piattaforme avrebbero voluto vederli, che insomma secondo me il passo è breve, hanno solo da guadagnare, tanto non c'è niente da fare. E poi, per sempre tornando appunto sul discorso Bethesda, la sensazione è questa, che probabilmente i giochi già annunciati, quindi ci metto anche un The Elder Scrolls 6, perché quando Spencer parla di obblighi, esatto, Starfield, e quando Spencer parla di obblighi contrattuali, magari, ecco, The Elder Scrolls 6 è stato già annunciato, Starfield pure, magari già c'era stato un contatto con Sony, come c'è stato per Deathloop, per qualche contenuto esclusivo, qualche cosa in anteprima, eccetera, eccetera, quindi magari per questi giochi qui
rimarranno. Sì, questo è prevedibile, dai, come cosa. La cosa interessante sarà vedere, ecco, un Fallout 5, un The Elder Scrolls 7, e quando li vedremo, Doom, probabilmente saremo tutti Wolfenstein. Morti. Saremo tutti morti. E Simone che probabilmente non li vedrà mai. No, vabbè, io forse non vedo nemmeno Starfield a questo punto. Neanche il prossimo. No, però sì, cioè, quando c'hai un team così importante, oddio, così importante, con... comunque sì, c'ha dei titoli molto rilevanti, è ovvio che te li tieni per te i titoli, non è che li puoi andare a regalare in giro, non è che Sony va in giro a regalare gli Uncharted alla concorrenza, comunque, per quanto si stiano aprendo anche loro al PC, però... Però dopo quanti anni? Cioè, alla fine appunto. Uncharted, The Last of God, adesso si parla di God of War, e adesso God of War lo sto rigiocando per la seconda volta, ma sono passati quanti anni dal lancio? 2018? 3. Sì. Anche Tsushima pare sia in lavorazione per PC. Insomma, vabbè, lavorazione, se non è per modo di dire, secondo me devono premere un pulsantino per fare la conversione. Sì, ma, sì, vabbè, ovvio. Tanto tutto compilato su PC, non è che ci si inventa nulla. E poi, che c'era anche da dire, sempre riguardante Bethesda, e il discorso Game Pass, ecco, poi una cosa interessante quando dice le piattaforme che supportano Game Pass. Allora, al momento Game Pass sta su Xbox, PC e smartphone. Però ricordiamoci che tra poco uscirà anche la su Smart TV. Mm-hmm. La che run in cloud su PC, su Android ormai è ben attivo. E qua poi c'è stata un po' una polemica sul discorso di qualche... che parlava di PS5, di Xbox Game Pass su PC, okay. Però io fischietto, no, però a parte gli scherzi, no, ma tu metti caso che tra qualche anno Microsoft ci ha già provato, forse con Nintendo, quando è uscito Ori su Nintendo Switch, ma secondo me non sono mai andati da Nintendo a dire oh, noi vogliamo portare il Game Pass su Nintendo? Non ci hanno provato, secondo voi? Ma secondo me Nintendo non gliene frega niente, cioè vende l'aria, può starnuti in un sacchetto, ci mettono una N sopra e te lo vendano come, non lo so, un nuovo ritrovato per il coronavirus. Non credo abbiano bisogno di una partnership così stretta con Microsoft. Sì, però Microsoft, ormai è chiaro, l'obiettivo non è, ecco, un esempio di... Il prodotto, no, vabbè, Nintendo venduto a scatola, Nintendo, magari ci sono anche andati, ma Nintendo sì, gli in faccia che canzone. Cioè, che cosa vuoi che gli risponda Nintendo? Noi, no, non abbiamo nessun interesse. Anche perché poi era già uscita anche la notizia di che Spencer in passato, appunto, cioè, si erano avvicinati a Nintendo, ma ti parlo di prima di Spencer. Sì, gli hanno riso nel muso, ma mi sembra normale. Cioè, sono una posizione di forza troppo... Vabbè, ricordiamoci che Nintendo sono cambiati magari nel frattempo, ma sono sempre gli stessi che hanno rifiutato la partnership con Sony per sì, che ai tempi della PlayStation 1, insomma. Ecco, non, sì, no, da quel punto di vista sono molto giapponesi, nonostante siano cambiate tante figure. Sì. Però quella è Sony che si è un po' imbastardita. Sì, Sony più sicuramente. Sony rispetto a Nintendo, perché Nintendo comunque un Ori te l'ha portato su Switch. Mentre Sony... No, Sony ci ha messo dalla tappa sui piedi. Fa come ho fatto dopo PlayStation 2. Che cosa? Ori è un second, è un third, non è un first. È un second. È un second. Lo studio di piedi è sviluppato come secondo, come second party. È un po' come Ratchet & Clank prima che Sony comprasse Insomnia. Infatti adesso Moon sta lavorando con Epic. Sì, se li sono comprati anche loro? No, stanno. Epic ha fatto la partnership con Remedy, Moon Studios e quelli di Inside, Limbo. No, ma anche quelli, anche quei team di The Last Guardian di Fumito Ueda. Sì, Dio buono. È un mito. Jenny, come si chiama? Jenny? No. Gen Design, forse? Sì, forse, non me lo ricordo. Forse loro. Tornando al discorso, Sony secondo me, come tutte le volte che è in posizione di dominio, si monta la testa e è convinta che di schioccare le dita, e tanto tutti sono lì proni
al loro cospetto, e secondo me si sta dando la zappa sui piedi. Si riverifica a breve quello che è successo con PlayStation. Per ora da ragione a loro. Per ora, ma poi comincia a uscire i giochi quelli pesanti. Per ora, sinceramente, cosa è uscito di esclusivo su Xbox? The Medium e basta. Sì, ma che è uscito neanche... pure su PlayStation alla fine? No, non è uscito sì, però niente, ragazzi. No, però venivano loro, cioè in questo inizio secondo me doveva più rincorrere Microsoft per far vedere che comunque è vero, hai comprato tanti studi, però finora che si è visto il nuovo Halo, parliamone, cioè, insomma, io vorrei sapere quando hanno preparato la presentazione di Halo, ma qualcuno l'ha vista quella presentazione all'interno? Ma quella l'ha fatta uno stagista, dai, erano tutti andati a troia con i soldi del bonus. Ma dico io, tu che apri dopo The Last of Us parte 2, che c'hanno quelle espressioni facciali dei protagonisti, mi inizi una presentazione di Halo Infinite con un primo piano che era orribile. Mamma, io vorrei veramente conoscere quello che ha provato quella presentazione, che era scandalosa. Però sì, comunque Sony, la cosa, ecco, una cosa che diciamo spesso tra noi, no? È curioso il fatto che nonostante Sony, intanto Fede vede Yoshi, vi lasciamo soli. No, diciamo, la cosa curiosa è che nonostante Sony sia quella che stava in una posizione dominante, o okay, che comunque si sta trovando a inseguire tutte le politiche di Microsoft, retrocompatibilità, sì, c'è sì, la PlayStation Plus Collection che sembra quasi voler strizzare un occhio verso il Game Pass, che poi non è così, però almeno un tentativo, con tanto di problemi, perché poi almeno come retrocompatibilità non funziona benissimo su tutto. Io ho il disco di Wolfenstein e non mi parte. Sì, infatti adesso per ora ho giocato un po' di cose. Per ora retrocompatibilità non ho avuto problemi, ho giocato Everybody's Golf. Ah, Wolfenstein, qual è di Wolfenstein? Il primo. Ce l'ho per PS4, insomma lo provo. Sorridi. Magari è un problema del disco, chissà. Se no lo ritrovo nella pila, ci sta. Sì, però insomma, che Sony stia inseguendo è palese. Il problema è che non hanno le possibilità economiche di Microsoft, che hanno praticamente un borsello infinito. Infatti è stato già detto, e loro non... coltiveranno gli studi che già hanno, acquisizioni magari mirate piccoline, ma mosse come l'acquisto di un publisher so da escludere, ma perché non c'hanno i soldi, è inutile girarci intorno. Ma poi a parte ne hanno veramente bisogno di comprarsi un publisher, a parte che ne sono rimasti pochi di quel livello ormai, no? Secondo me a livello di immagine sì, perché devi fare... Devi rispondere. Sì, devi, è come una partita a scacchi, o tiri fuori qualcosa che è mostruoso e dici, ah, questo ci sa soltanto noi. Ma deve essere grosso, grosso, perché comunque, insomma, compri Doom, compri Skyrim, compri Fallout, cioè, insomma, sono pezzi da 90, sono giochi, anche se magari non hanno più l'appeal di un tempo. Poi ti faccio notare anche una cosa, hai comprato anche l'ID Tech, che come motore... Infatti anche lì non è roba da poco, utilizzato con gli studi interni è un bel lavoro, cioè quello è un motore con i coglioni. Comunque ecco, ne hanno parlato pure di questa cosa durante la tavola rotonda di ieri sera, e del fatto che Bethesda c'ha questa politica di condivisione interna, e quindi c'era Machine Games che ha lavorato a Skyrim, mi sembra, e poi si sono messi con ID a fare Doom e a fare Wolfenstein, quello di Ghostwire Tokyo, come si chiama? Non ricordo mai. Tango Gameworks. Shinji Mikami, che ha creato un mostro di Doom, cioè hanno questa condivisione che probabilmente applicheranno anche con Microsoft. Cioè io già mi vedo un Fallout sviluppato da Obsidian tranquillamente. Sì, ma poi come fa sempre fatto Sony da questo punto di vista, va bene. D'altra parte, quando c'hai tutte queste teste, è giusto che collaborino, perché tanto comunque qualcuno ti porta qualcosa. Anche perché poi, insomma, non è che hanno comprato gli ultimi stronzi sul mercato, Cioè, gente come curriculum parla da solo, a parte però... i bug di Skyrim e Fallout, però. Vabbè, ma quello là è un problema del motore, ma io non so perché utilizzano ancora quel motore. Come si chiama? Creation Engine? Sì, quello lì, madonnina. Quando ho visto Fallout 4 volevo strapparmi gli occhi, no? Ricordabile.
Fallout 4 che ricordo all'epoca uscì dopo The Witcher 3, che era bellissimo visivamente. Cioè, sì, ma infatti sembrava un gioco di vecchia generazione. Era Fallout 3 tirato a lucido, fondamentalmente. Sì, sembrava un gioco di un'altra console, di dell'epoca PS3 vabbè. 360. Oh, vabbè, però le animazioni sono curatissime. Vabbè, vanno giocate in prima persona, ricordiamoci. Sì, no, quello senza dubbio, eh. Chi lo gioca in terza, secondo me, gli dovrebbero amputare le mani. Poi prima dicevamo, no, il fatto dell'acquisizione di Sony, che potrebbe acquistare un publisher, però chi va a comprare? Perché poi sono tutti quotati in azione. Cioè, Bethesda era forse l'unico rimasto che non era quotato. Cioè, chi ti va a prendere? Sicuro? Mi sa di sì. Square Enix pure mi sembra quotata. Sì, le principali sono tutte quotate. Forse quotate, l'unico cioè, che è fuori dalla quotazione penso che sia... Vabbè, non l'unica più appetibile è Sega, perché c'è la divisione tra Sammy, quella delle sale giochi, sì, che lì c'è un casino. Però il comparto videogiochi Sega dovrebbe essere staccato, e quindi insomma tra quelle papabili è quella più accessibile. Però anche lì, col fatto che Sony ha anche abbandonato gli studi in Giappone, la vedo molto improbabile. Comunque sul mercato giapponese ci puntano veramente poco ormai. Ma anche perché non gli conviene neanche puntarci, perché tanto ormai lì c'è Nintendo che sta dominando come però, se niente fosse. Sì, sì, però secondo me a livello... Cioè non gli farebbe male, perché tanto del successo se l'è costruito anche su quello, eh. Che comunque tanti giochi giapponesi si conoscano perché ci ha pensato Sony. Fanno un po' parte di quella della tradizione, tra virgolette, se sì, si vuol dire così. Poi è vero, sai, che non c'è più la pillola in un tempo. Mi sta dando almeno Sony la sensazione di ormai in Giappone ci siamo noi e Nintendo. Io devo competere nei mercati dove Microsoft è comunque ancora forte, perché il mercato americano credo se lo spartiscono a metà, credo. Sì, sì. Lì quello sì. Europeo, cioè in Italia dove domina PlayStation, però penso in Inghilterra, Regno Unito se lo spartiscono loro due. Quindi comunque Sony sta puntando più, sta lasciando un po' l'Oriente per dedicarsi principalmente ai mercati occidentali, dove deve combattere con Microsoft. Perché adesso... Leggevo l'altro giorno che anche la Francia sta diventando un gran mercato dei videogiochi. Così. Ci sono tanti studi lì comunque. Ubisoft è la prima francese, che poi vabbè, c'ha tutti gli studi a Montreal, in Canada, però c'è Ubisoft. È la Canada francese, però. Sì. E va bene. Sono i fratelli Strulli. E poi, per quanto riguarda Bethesda, questo si sono detti. Tra l'altro poi leggevo, non so perché, uno ha commentato su Facebook, se l'è presa con me, perché dice, perché mettere un virgolettato e poi fare una lettura tra le righe che non è, di cose non dette chiaramente? Io lo so chi è, che è un account falso. Io lo so chi sta scrivendo. No, allora, i nostri nemici che ci... Che sì, vergognosi. Che ci hanno messo offline. Non ho capito qual è il problema. No, scusa, no, mi leggi il commento, non ho capito. No, dice, perché mettete un virgolettato e poi fate una lettura tra le righe di cose non chiaramente dette? No, vabbè, noi abbiamo letto il virgolettato... Sì, e poi abbiamo detto le nostre opinioni, nel senso, certamente non stiamo qui a scolpire le cose. Non è che siamo portavoce di Spencer. Sì, però dai, almeno secondo me le parole di Spencer erano chiare. Sono sì, interpretabili poi e poi uno, cioè, per logica, pensa che facciano certe cose, ovviamente. No, certo. Infatti, poteva anche intendere la voglia di pizza in quel momento, cioè, tutto può essere. Però la pizza in esclusiva sul Game Pass. La pizza è facile. Però insomma, penso ci sia poco da fraintendere, poi nel senso, se uno vuole credere tutt'altro, liberissimo, ci mancherebbe. Cioè, bisogna averci molta speranza comunque per pensare di vedere quei giochi sulla PlayStation, quelli futuri. No, fuori discussione, dai. Poi se abbiamo frainteso il commento, non lo so, magari abbiamo detto puttanate anche su altre cose, io non lo escludo, però non... Sì, ma tanto... Cioè, l'unico virgolettato... Sta chiacchierando, fondamentalmente. Sì, 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 esatto. Non so che dire.
Io ho la mia opinione, Spencer ha la sua, probabilmente però alla fine saranno le stesse, ecco, mettiamola così. Penso ma perché forse te sei Spencer in realtà, sotto mentite sì, spoglie. Io sono sei un Spencer. Insider. No, può essere pure che un giorno esce il Game Pass su PlayStation, ti fanno uscire anche lì di Elder Scrolls 6 e 7. Sì, sì, ma... No, sì, esatto. A questo punto non si esclude più niente, tanto si sta smaterializzando tutto, a implementare un servizio del genere su qualunque macchina è uno schiocco di vita, basta ci sia la volontà a monte. E ricordati che, come dicevamo prima di partire, è che prima o poi Game Pass sarà su tutte le televisioni. Cioè, se PlayStation rimane fuori, è l'unica che rimane col cerino in mano. Sì, no, ma più che altro poi arriverà il momento in cui magari Sony dice: ma sai cos'è? Dato che ormai Game Pass ce l'hanno tutti, e se provassi a monetizzarci anche io sopra ospitandolo sulle mie piattaforme? Perché a quel punto tutti certo. Avranno una Smart TV, perché tra qualche anno ci sarà il cambio generazionale. Guarda, punto, come applicazione interna ai prime parti, anche lì la vedo dura, perché Sony è comunque Sony, non è... Ma sai, ma anche lì basta che implementino anche per assurdo Chrome come browser e già puoi sfruttarlo in cloud. Sì. Già fai un tentativo in quel modo. Comunque il browser, a parte PlayStation 5, c'è cioè quello nascosto nelle impostazioni del manuale utente, che è una cosa assurda. Vabbè, ma ci sbloccano perché sono sempre il primo veicolo per l'hack di solito, quello è il problema. Sì, ma infatti l'hanno bloccato per quel motivo lì, leggevo. Però ci si arriva praticamente tramite il manuale utente e ti rimanda una pagina Twitter e te tramite Twitter puoi accedere a alcune pagine, ma insomma funziona da schifo. Però comunque... Ti vedi che c'è passato un browser con PlayStation 5? Mamma mia! Ma io non ci ho provato, l'ho solo letto, È troppo scomodo, Io adesso sto recuperando, essendo un periodo molto... Aspetta che sto cercando, navigate su PlayStation, scopri come. No, potremmo farlo. Non lo trovo. ma non ci abbiamo il sito, non lo possiamo fare. Ah, cacchio, vabbè, si fa qualche story su Instagram, qualche live, qualche video. Ecco come navigare su PlayStation 5. Browser di PS5, facciamo chiarezza. Prima devi fare come comprare una PS5. Hai ragione. Per navigare su internet. Ancora a monte, come risparmiare i soldi per comprare una PlayStation 5. Esatto. Oppure come fare un bambino che poi risparmierà per comprare PlayStation 5. Si potrebbe fare tanti tutorial. Il bambino serve come scusa per comprare la PlayStation? No, assolutamente no. Perché io sono la scusa di me stesso. Il bambino è invece della PlayStation, non ci avete capito niente, non è che... Cioè, il bambino è ti esclude la PlayStation, esatto, fondamentalmente, perché poi dice: ma c'è il bambino, non puoi comprarlo la PlayStation, dobbiamo risparmiare. No, esatto. Dobbiamo essere noi stessi i bambini. E hai preso anche Xbox per risparmiare? Certo, sì, certo, tanto con One ci facevo. Comunque Xbox è tristemente spenta. Io l'ho riaccesa per provare le cuffie. No, a me il contrario. Io ho riacceso adesso la PlayStation per recuperare qualcosa che avevo comprato qualche anno fa, però ho usato... Guarda, finiti i giochi da recensire quando arrivano su Xbox, io la spengo. A parte, vabbè, ho arretrati PlayStation 4 da finire in quantità industriale. Poi i codici che stanno arrivando sono arrivati tutti per PlayStation, sì, che per forza di cose la tengo accesa. Ma vogliamo far uscire qualcosa? Io non ce la faccio più. Che vuoi è far diventata uscire? Una tristezza, mamma mia. Che vuoi far uscire? No, no, se ne parla il 2022. Scusa, ragazzi, 2022, 2023 anche. Facciamo uscire qualche gioco, diamo una mano agli sviluppatori. C'è Ratchet & Clank, scusate, Ratchet & Clank è tanta roba, io aspetto tantissimo. Sì, ma mancano ancora 3 mesi, cioè che facciamo da qui a Ratchet & Clank? C'è Returnal, anche quello non dovrebbe essere ad male. Aprile? Sì, ma io sono 3 mesi. Ad aprile! Vorrei usare queste console nuove bene. Ma te devi sfruttarle questo momento per smaltire il backlog. Tanto ce l'hai già. Io infatti in questi 3 mesi ho finito 5 giochi che erano lì che mi guardavano sullo scaffale.
che bisogna fare, dai. Ma meno male l'hanno fatta retrocompatibili, ma generazione triste, quello sì. E va bene, ragazzi, direi... Pizzo. Gatto. Com'è andata la parte tecnica? La parte tecnica migliorabile, ma siamo arrivati a una roba stabile. Dai, la sei portata a casa, sei portata a casa. Dai, cioè, le nostre facce ci sono comunque. Ho visto comunque video... sono fioccati i commenti in chat, infatti poi sì, risponderemo sì. In privato a tutti perché non vi accalcate. Non sì, esatto. Fate, vero, come si dice in questi casi, fate like e subscribe sì. Pagate le sponsorship lui è giovane dentro sì, sì. Vabbè, però ha ragione, scusate, perché senza di loro noi non esisteremmo, aiutateci ad andare avanti, dobbiamo fare dei server, non abbiamo neanche più un sito, sì, esatto. Vabbè, che c'entra, vi faremo fruttare in altro modo questi, siamo soldi. Tipo orfani adesso, una roba del genere. Che tristezza. Dai, forse tutto va bene, torniamo settimana prossima, penso. Fine settimana prossima. No, dico sì. Almeno fine... ce la facciamo, chissà. Guarda, no. non abbiamo ancora cambiato i DNS, è solo una pagina di cortesia. È stato bello il messaggio degli amministratori lì dei server che ci ha scritto: questo è il protocollo che seguiremo nelle prossime due settimane. Se avete un piano B attuato nella serie, sono cazzi vostri. Sì, bello. È andato sicurezza. Però dai, pure qualche gioco c'è finito dentro. Almeno Rust hanno perso tutti i progressi, la gente è incazzata nera. Vabbè, forse ragazzi, ci hanno recuperati, forse, non so. Ma dicevano che erano irrecuperabili tutti i dati persi, proprio in maniera selvaggia. Sì, che soldi spesi bene anche lì. Che vedi, anche i professionisti sbagliano, vedi? Cazzo, c'è mia solo noi. Scusate. Dai, infatti, se sbagliano i professionisti, siamo... noi che non siamo nessuno, giustamente. Noi siamo offline perché non siamo del mestiere. Esatto. Infatti, ma ora qualcosa ci inventiamo, dai. Compriamo, non so, questi domini del cazzo, quelli gratuiti. Ma non c'è più GeoCities, si poteva spostare tutto lì. Facciamo la pagina in front page col guestbook invece che col forum. Bello, sì, mi garba bene. Il contatore visite. Sì, forse si può fare. O se no si apre il canale di Slack a questo punto. Come? No, vabbè, potremmo aprire il canale di Slack. Ma su Slack si scrive più cazzate. C'è più dialogo. Il problema di Slack è che non può essere pubblico. Allora niente, ragazzi, è stato bello, ci rivedremo. No, ci trasferiamo piano piano su Discord. Tra l'altro Discord è già attivo, quindi vi invitiamo ad iscrivervi. Il link com'è, Fede, te lo ricordi? No, perché non sono link. No, nel senso, non sono no, c'è un link per essere invitato. Vediamo se ce l'ho. No, non sono vanity link, quindi devi seguire, tipo, è una stringa numerica che non è impossibile da ricordare. Cioè, non è Twitch, chiocciola, consultribe. Ah, okay. Sì. Però se cercate consultribe su Twitch lo trovate, ecco. Comunque... trovate l'invito su Twitter, trovate l'invito su Instagram, lo metto in chat lo trovate in chat, tanto non c'è nessuno che ci sta ascoltando e lo trovate, non so, come volete, ecco. E poi non lo so, se qualcuno ci vuole comprare, noi siamo puttane in questo senso. E ci diamo le lusing del migliore offerente. Ma fate, non compra il Tribe. Facciamo chiarezza. Va bene ragazzi, io spero per voi che mi ascoltate, perché siete praticamente l'unico pubblico che ho in questo momento, che abbiamo fatto abbastanza chiarezza questa sera, sia per dai, siamo stati bravi. Dai, penso che siamo stati bravi, anche se abbiamo messo in bocca a Spencer delle parole che non ha detto, però comunque mi sembra... Ma abbiamo messo in bocca parole e non qualcos'altro, quindi... esatto, sì. Cioè, potevamo fare di peggio, comunque. Ma non è una chat erotica, vero? E niente, al momento non abbiamo previsioni di altre serate, però
diciamo che al momento l'unico canale che abbiamo per raggiungervi oltre a Discord è questo qui, quindi diciamo che cerchiamo di usarlo un po' più spesso e seguiteci sui social, perché è lì che vi diremo se... Magari Microsoft si compra qualche altro studio e parleremo di questo in live. Beh, sì, cioè, anche perché di giochi non possiamo parlare, visto che non ce ne sono. Non ce ne sono. Almeno ci si è fuso il sito quando non c'è niente di cui parlare. No, parliamo della patch di febbraio di Cyberpunk. Sì, che è stata rimandata. Se ne sono partiti a marzo. Allora, ve lo do io un piccolo argomento che magari possiamo approfondire per la prossima volta, e magari chi non ci sta guardando magari potrebbe avere a cuore nel futuro. È la scomparsa dei vecchi grandi publisher, tipo appunto Activision, Electronic Arts, eccetera, eccetera, che secondo me stanno facendo solo mosse del cavolo da un po' di tempo. Da parecchio tempo. E chi sono i nuovi grandi publisher? Però questa ce la mettiamo da parte, nel senso, pensiamoci. Beh, abbiamo una settimana, dai, ci diamo una settimana, giovedì prossimo. Vabbè, ma anche meno, vediamo. Oggi è venerdì. Beh, lo domani non si lavora, che figata. Parla per te. E niente, dai. Libero professionista, mi dispiace, io sono impiegato. Ma è bello che mi porterò la Switch al lavoro, perché neanche non viene nessuno al negozio, quindi... Ma infatti tutti a casa, tanto paga lo Stato. Tutti forse. In zona rossa. Che rottura. Meno male ci sono i videogiochi a farci compagnia. Esatto. Vabbè, con questa parla direi che possiamo terminare la diretta. Ci vediamo su OnlyFans la prossima volta, dai. Ci vediamo su OnlyFans, preparatevi a sganciare, ragazzi.